Rettore, oggi siamo qui nella piscina universitaria, qual è l'evento che vogliamo oggi sottolineare? Da un lato oggi si premiavano i vincitori delle tra la competizione che ha visto contrapposte 60 squadre formate da studenti e personale del nostro Ateneo. Un grandissimo evento, la partecipazione degli studenti e poi si dava il calcio d'inizio virtuale, la nuova competizione tra 16 associazioni studentesche. È l'occasione per dire anche grazie agli studenti, alle associazioni studentesche che animano e rappresentano la forza del nostro campus, per le loro battaglie, non solo quelle sportive, ma quelle che quotidianamente combattono i diversi consessi, il loro supporto in Senato, in Consiglio di Amministrazione, nei diversi dipartimenti, nei corsi di studio. Ed è anche un modo per sottolineare il rapporto che esiste tra la nostra università, per le sue peculiarità, per la sua organizzazione campus, con lo sport. Lo sport per noi è sicuramente un momento di aggregazione dei nostri studenti, del nostro personale, del territorio, perché tutte le nostre infrastrutture sono aperte al territorio, ma lo sport per noi è disciplina scientifica con il corso di laurea in scienze motorie. Per noi lo sport è un motivo di grande soddisfazione e chiaramente noi puntiamo molto sullo sport come ulteriore elemento fondativo del senso di comunità che caratterizza il nostro Ateneo. È uno sport che peraltro è delle infrastrutture che ci vedranno protagonisti nelle prossime Universiadi del 2019, dove la nostra università farà la sua parte con delle manifestazioni che si svolgeranno al proprio interno e con i fondi che recupereremo finanzieremo e potenzieremo i nostri impianti a partire da quello di Baronissi, il palazzetto dello sport e la palestra di Baronissi.